fatto il salto, ma che tonno, ma che tonno, non ha deciso. E nel mio posto più profondo. È un po' più profondo il mio. Non va bene quel badino lì, sì. Grandi raga. Ciao ragazzi. Nuova avventura di pesca. Oggi andiamo a Livraga. Ci eravamo stati insieme quando c'era la bufera di vento. L'anno scorso, una volta, dove un tornado. E oggi dovrebbe essere meno ventoso almeno, quindi speriamo di pescare in condizioni almeno più decenti. Dai, andiamo e speriamo di fare tante belle catture. Un bellissimo lago e quindi andiamo a divertirci. A tra poco. Eccoci pronti per entrare nel lago, grandi, e si comincia ragazzi, il laghettino piccolo, ma oggi noi pescheremo in quello grande. Eccoci arrivati al lago e ci mettiamo subito in pesca. Spettacolo al mitico lago Venere di Livraga. Iniziamo a pescare con la Vulcan Zero Verge, mulinello Soare Shimano con del nylon del 16 e questo bellissimo Gigabass. Un grande ciso in cattura. Com'è? Dai, dai, quel pesce però. Ma che guadino è questo cerco. C'è morto il secondo. Oh, vieni qua. No. Allora. Eccola. Prima trota che sento. Andiamo. Eccola. Ed è arrivata anche a me una trotella spinning. Attenzione ragazzi, che parlavamo di una trota grossa, qui il ciso tira fuori tutta la sua classe e incanna una cannella che ha fatto un salto. Che bella, che bella, fatto un canna. Poi riscriviamo la canna, chilo del 16, terminale 14. Terminale il 14 con una trota sui 2 kg. Tanta roba. Canna la ninja. Canna Daiwa ninja. Daiwa. Sì, però ha mangiato malissimo, eh? Eh sì, oggi fanno fatica, sono molto schizzinose, sono trotte difficili oggi, quindi lago tecnico oggi, ma pesce c'è e quindi dobbiamo solamente pescarlo, trovare il modo. Sì, ma che bel pesce. Vede,
riusciamo a tenerlo in acqua. Bella, bella, bella. Poi qua isolato, lontano un po' dalla resta, è più facile gestire un pesce di questo tipo. Anche con un filo del 14, ricordiamo, terminale del 14. Ecco la rete. Tac, la big, la big. Oh, ma che bella! Bellissima, bellissima biga. Spettacolo. Sotto riva. No! Slamata, qua sotto riva mi ha dato. Vabbè, capita, dai, però almeno abbiamo sentito. Ah, esperto delle big. Ma il laghetto di là piccolino è già operativo? Dobbiamo aprirlo. Non è ancora aperto, no. Adesso settimana dovrebbe arrivare il pesce. Vediamo, sì. È il giorno delle big del Ciso. Ecco, Dinci, dai, che la vuole. Piano, piano. Tanto non c'è nessuno, anche l'altro è tirato sulle canne, quindi filo del 14, quindi gioca sul minchia, un'altra cosa, ma non è lei. È lei, è lei, mamma mia, è lei, è lei attaccata. Ma perché non lo so? No, perché vedevo la bombarda qui e invece era... La bombarda è qui perché, che ne so io, non lo so il perché, ma la che salti! Ed è già la seconda che salta così, eh! Grande Ciso! Eh sì, comunque tieniamo in tensione perché si sbaglia. Questo è mangiato in mezzo, recuperando o stavi fermo? Fermo. Eri fermo, sul fermo? È proprio lanciato. Sì. Sto prendendo il guadino. Combattuteli. Prendere il guadino più grosso. Ormai. Ah, sai, una volta mi prendo. No, questa è bella, questo. Questa è bella, quindi ci sta appena appena. Questa cosa sarà 4 kg o meno. Devi prenderla poi. Facciamola stancare bene. Lei ha fatto il salto, ma che tonno, non deciso. Anche lui l'ha presa. Stanno mangiando qua adesso.
questa è più grossa. Ok, falla stancare, non la premo. E anche questa è una bella. Attenti che prima che. Però. È la gemella. Cavata non ci stretto. Ma questo non è male, piccola. Quello è il mio, forse è più profondo. È un po' più profondo il mio. Non va bene quel badino lì, sì. Non va bene. Non va bene. Questo è un po' più profondo. Ecco. Mamma mia che tonno. Questo è un bel bombolone, eh. Hanno deciso, guardate che big salvonata, spettacolo.